Bene, buonasera a tutti. Iniziamo questo incontro di presentazione del progetto sulle riviste italiane di biblioteconomia in Wikidata. Condivido lo schermo. Spero che lo vediate. Sì, si vede. Il progetto, appunto quello sulle riviste italiane di biblioteconomia, l'abbiamo portato avanti in tre e quindi equamente ognuno di noi presenterà una parte di questo progetto. Inizio io con l'intenzione di presentare le ragioni, gli obiettivi generali, del progetto. È un progetto di ricerca che aveva come scopo quello di indagare gli sviluppi più recenti della biblioteconomia italiana e di farlo attraverso un'indagine di tipo bibliografico per far emergere quali sono i temi, quali sono le linee di sviluppo, le tendenze e i protagonisti appunto del dibattito biblioteconomico italiano. L'ideale per questo progetto di ricerca come fonte era quello di analizzare le riviste italiane di biblioteconomia perché sono, diciamo così, il luogo deputato al dibattito sulle novità. E naturalmente dalle riviste bisogna trarre i dati su cui poi fare l'indagine. In particolar modo i dati che erano rilevanti per il progetto erano naturalmente gli articoli, quindi le pubblicazioni scientifiche, che poi potrebbero essere estese anche a pubblicazioni al di fuori delle riviste di biblioteconomia, ma naturalmente siamo partiti da questo. E in secondo luogo gli autori di quegli articoli, e poi le parole chiave che sarebbero un dato che fa parte normalmente dell'articolo, ma che per il progetto deve essere stato gestito a parte, e poi le citazioni, cioè gli articoli citati negli articoli pubblicati sulle riviste italiane di biblioteconomia, quindi sostanzialmente la bibliografia, che cosa viene citato in bibliografia. Un progetto di questo tipo ha naturalmente subito un problema, che è quello di come raccogliere e come elaborare tutti i dati necessari. Cioè, sono molte le possibilità che si presentano per fare una raccolta di dati e una e la relativa elaborazione, ma era opportuno individuare uno strumento che fosse fin da subito efficace in termini di garanzia di risultato. E per questo scopo è stato individuato Wikidata. Quindi Wikidata diventa lo strumento per lo studio, l'analisi, la visualizzazione e la scoperta anche. Nel senso di scoperta di magari nessi non evidenti relative appunto alle riviste italiane di biblioteconomia. Perché tra i vari strumenti proprio Wikidata? L'obiettivo della presentazione di oggi è proprio mostrare le ragioni di Wikidata. Wikidata innanzitutto è un database libero. Quindi già questo, diciamo così, era un elemento che rendeva facile l'adozione di Wikidata come strumento. È collaborativo, quindi si prestava a un progetto che fosse di grandi dimensioni come questo. Multilingue, quindi questo in realtà sul progetto specifico non è molto rilevante, ma è uno strumento per poi raccogliere dati strutturati, cioè dati che sono stati costruiti in un modo tale da poter essere poi appunto analizzati e rielaborati, ed era quanto appunto era necessario per gli scopi della ricerca. Wikidata, peraltro, non è una novità, non è una scoperta, è uno strumento che è sempre più utilizzato come strumento di analisi bibliometrica in alternativa a altri strumenti, magari più blasonati, ma che hanno altri limiti. E poi Wikidata è un hub, è un collettore di informazioni. Vedremo fra poco che cosa significa essere un hub, soprattutto in termini di identificazione.
È un ecosistema, nel senso che all'interno di Wikidata, oltre alla possibilità di elaborare i dati, ci sono già altri strumenti pronti all'uso, pronti per i vari scopi, e uno di questi sarà appunto quello che serve per l'analisi bibliometrica, e cosa non da poco, è gratuito, quindi non prevede costi per chi lo usa. In questa schermata ho riassunto alcuni degli articoli che parlano di Wikidata come strumento da utilizzare in ambito bibliometrico, e alcuni di questi poi sono anche stati utilizzati come riferimenti nel progetto. Questi sono elencati tutti nella bibliografia su Wikidata che trova in questa pagina e che ho citato in particolar modo per ricordare che questa pagina era una bibliografia che si aggiorna automaticamente, cioè nel momento in cui viene pubblicato un articolo che ha come parola chiave o come argomento Wikidata, questo articolo può essere caricato su Wikidata e va a aggiornare automaticamente la bibliografia. Questo è per dire un esempio di cosa significa che Wikidata è un ecosistema e che offre un pacchetto di prodotti e non soltanto uno strumento di raccolta e elaborazione dei dati. E per quanto riguarda le fasi del progetto di ricerca sulle riviste scientifiche, ne sono state individuate principalmente quattro. Prima di tutto, la raccolta e il caricamento su Wikidata dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, cioè sostanzialmente agli articoli pubblicati sulle riviste italiane di biblioteconomia. Questo primo passo era relativamente semplice. Il passo più complicato era quello di identificare gli autori di questi articoli, perché appunto nel momento in cui si vanno a creare dati di tipo strutturato e dati su web semantico, come su quelli che si caricano su Wikidata, è necessario procedere a un'accurata identificazione dell'autore. Il terzo passo del progetto di ricerca era quello di, appunto, una volta conclusa la fase di censimento, diciamo così, degli articoli pubblicati sulla rivista, quello di avviare quello delle citazioni, cioè aggiungere o collegare a ogni articolo le fonti su cui l'articolo si è basato. E l'ultima fase della ricerca è stata quella di diffondere i risultati e le buone pratiche raggiunte, i risultati anche in termini di processo, non soltanto di quantità o di risultati effettivi ottenuti in termini di analisi. E vedremo poi come abbiamo fatto anche questo aspetto. Il progetto aveva due precedenti. Un primo lavoro che era stato fatto su bibliotece da parte di Alessandra Boccone e Remo Rivelli, che avevano caricato, sono stati i primi a caricare una rivista italiana di biblioteconomia su Wikidata, i dati relativi, e un secondo precedente che era quello fatto su JLIS, allo scopo di verificare se era possibile migliorare la metodologia di lavoro rispetto alla prima esperienza. E in effetti le due esperienze hanno utilizzato una metodologia diversa. Nel primo caso si è utilizzato Zotero più Quick Statement e il caricamento su Wikidata. E come abbiamo visto negli incontri precedenti, il passaggio da Zotero a Wikidata comporta poi un raffinamento a mano dei dati che sono stati caricati, in particolar modo per quanto riguarda gli autori, ma non soltanto, anche il collegamento con le riviste. Secondo precedente aveva lo scopo di vedere se era possibile in qualche modo trovare una soluzione più automatizzata a questo. Ed è stato fatto attraverso OpenRefine, ma in un modo che comunque comporta ancora lavoro manuale. Nel frattempo, questi due precedenti, diciamo così, si sono un po' incontrati con quello che era il progetto del GVMAB del nostro gruppo, che si occupava tra l'altro, oltre che di identificazione degli autori, anche di un progetto
sugli IRIS. Gli IRIS sono i depositi istituzionali delle università italiane che contengono appunto i risultati delle ricerche di tutti i ricercatori universitari. E, naturalmente, trattandosi sempre di ricerche scientifiche e di autori, i due progetti hanno finito per convergere, naturalmente. I motivi per lavorare con Wikidata sono in realtà molti, ma sicuramente almeno tre vanno citati, menzionati, ricordati in questa occasione. Il primo, accennavo già prima, è quello dell'identificazione. Nel momento in cui collego l'autore di una rivista a Wikidata, in realtà sto facendo un'operazione di fatto molto più ampia, perché Wikidata contiene al suo interno anche, o può contenere al suo interno per un determinato autore, per gli item degli autori, anche altri identificatori, come per esempio quello delle biblioteche nazionali, identificatori riconosciuti a livello internazionale come l'ORCID, oppure strumenti di ricerca bibliografica come il VIAF di controllo bibliografico, o ancora il collegamento con IRIS e altri depositi istituzionali, oppure con altri servizi di identificazione del web, come per esempio i social, che possono essere social di settore come ResearchGate o Accademia.edu, oppure social in generale come Twitter, LinkedIn, eccetera. Identificazione è un'identificazione che avviene in modo assoluto, quindi per esempio di fronte a un nome che in una ricerca attraverso un motore di ricerca sarebbe assolutamente generico, perché otterremo risultati rispetto a tutte le Silvia Pellegrini che vediamo elencate qui. In Wikidata invece è possibile identificare il profilo di ogni singolo studioso che si chiama in quel nome, e identificarlo e differenziarlo rispetto a tutti gli altri. Quindi l'identificazione è un'identificazione precisa e assoluta. E si può avvalere anche, come si vede qui, delle indicazioni delle fonti sulle quali questa identificazione si basa. Ed è quindi un lavoro che è estremamente simile a quello del lavoro di autorità, del controllo di autorità che si fa in una biblioteca. Un secondo elemento, un secondo vantaggio offerto da Wikidata è che appunto fa parte di un ecosistema. E uno degli strumenti a disposizione degli utenti di Wikidata, proprio in termini di analisi bibliometrica, si chiama Scolia. Scolia consente di fare varie operazioni sui dati che vengono caricati in modo strutturato, per esempio quello di ottenere una lista di pubblicazioni di un determinato autore, e naturalmente questo lo potrebbe fare anche con qualsiasi altro catalogo, ma sulla base degli stessi dati si possono avere analisi di tipo diverso. Per esempio, possiamo vedere appunto visualizzare direttamente un grafico che contiene il numero delle pubblicazioni per anno fatte da un certo autore, per vedere che magari nel 2011 è stato l'anno più produttivo. Ma si può fare un'analisi anche con un altro approccio, e quindi andare a calcolare le pagine prodotte in un anno, e quindi forse si vede che non è stato il 2011 l'anno più produttivo in termini quantitativi, quanto piuttosto il 2005. Si può anche andare a fare un'analisi sugli argomenti trattati all'interno delle pubblicazioni di questo studioso, e qui si vede chiaramente che lo studioso ha un forte interesse su Wikidata, su Web Semantic, su tutto ciò che ci contorna, ma ha anche una serie di interessi molto frastagliati, molto ampi. E questa varietà di interessi risulta anche da un altro strumento sempre a disposizione da Scolia, che è il grafo dei collaboratori, dei coautori di un determinato studioso. Ora, noi non conosciamo questo studioso, non ne sappiamo nulla, ma da questo grafo è chiaro che si tratta di una persona che collabora molto con altri studiosi, quindi ha una intensa relazione di rapporti di tipo scientifico, e non solo tra studiosi singolarmente, ma anche tra gruppi di studiosi, come si capisce bene dal raggruppamento che vediamo intorno a questo autore. Quindi visualizzazione e analisi dei dati fatti con Scolia sono strumenti in cui appunto l'analisi viene molto facilitata. E altrettanto Scolia consente di fare, non solo per i ricercatori, ma consente di farlo per
un dipartimento di studio, per una rivista, e qui torniamo al discorso del progetto, oppure anche per un argomento. Qui vediamo il grafo degli argomenti associati al virus Zika, una mappa delle località menzionate negli articoli che parlano del virus e una mappa degli autori con la quantità di produzione in termini di articoli fatte sullo Zika. Quindi si può con Scoria fare analisi veramente un po' da tutti i punti di vista. L'ultimo vantaggio che ricordo, che vorrei ricordare qui, riguardo all'uso di Wikidata è il riuso, cioè la possibilità che i dati prodotti grazie o registrati all'interno di Wikidata possano essere riutilizzati in molte altre applicazioni. Faccio due esempi: uno è il catalogo della Pontificia Università della Santa Croce. Qui vediamo nel riquadro rosso un Authority Box, che è uno strumento software prodotto da Stefano Bargioni, che fa parte del nostro gruppo, e che consente di visualizzare a fronte di una scheda di una pubblicazione di Umberto Eco, consente di visualizzare informazioni su Umberto Eco. Qui c'è un aspetto abbastanza interessante, cioè il fatto che i dati sull'autore sono contestuali ai dati sulla sua risorsa, sulla sua opera, d'accordo? Mentre normalmente in un catalogo, per esempio, per avere questi due tipi di dati dobbiamo essere o sulla schermata di una risorsa o sulla schermata della voce di autorità, dell'Authority Record. E i dati che sono presentati in Authority Box sono provenienti tutti da Wikidata. Per quanto riguarda il COBIS, qui abbiamo una situazione simile. Il COBIS è un catalogo cumulativo di oltre 66 biblioteche, all'interno del quale ci sono dati relativi agli autori, ma sono dati relativamente poveri. Perché dico così? Perché tutto quello che è riquadrato in giallo qui in questa diapositiva in realtà non è contenuto nel catalogo del COBIS, ma viene proprio recuperato da altre risorse, come dice il fumetto, da altre risorse che hanno pubblicato Linked Open Data. Il quarto punto della ricerca era quello di promuovere i risultati sia in termini di processo che abbiamo elaborato, sia magari in termini di futuro del progetto stesso, in modo che non si concluda in un certo anno perché abbiamo raccolto i dati fino a quel momento, ma possa continuare grazie al supporto delle redazioni delle singole riviste di biblioteconomia, che sono state coinvolte in una serie di incontri che abbiamo organizzato proprio per spiegare le finalità del progetto e anche trasmettere, le competenze tecniche per poter portare avanti e mantenere l'aggiornamento delle, riviste, italiane di biblioteconomia. E passo la parola adesso a Alessandra. Vedete il mio schermo? Sì. Ok. Allora, questa, diciamo, seconda parte della presentazione del progetto riguarda principalmente l'esposizione di alcuni dati che appunto possono dare la misura da un punto di vista quantitativo di quali sono stati effettivamente i risultati. Dunque, in questo caso io vi mostrerò sia i risultati appunto ottenuti in termini appunto di quantità, sia poi diciamo gli elementi principali che sono stati trattati durante appunto il progetto di cui vi ha già anticipato Carlo in precedenza. Allora, per avere diciamo una visione complessiva appunto della dimensione del progetto, io qui ho riportato alcuni dati diciamo un po' approssimativi per quanto riguarda le grosse cifre, ma che sicuramente danno la misura della portata dei dati che abbiamo caricato su Wikidata. Il progetto ha visto principalmente coinvolte 9 riviste, di cui appunto poi vi mostrerò l'elenco, per un totale di più di 8.000 articoli caricati. Nella maggior parte dei casi vedremo che in realtà la cifra complessiva è leggermente superiore perché in effetti alcuni articoli erano già presenti all'interno di Wikidata, magari creati manualmente da singoli
da singoli utenti oppure perché già presenti tramite altri progetti che sono stati portati avanti, come quelli che appunto abbiamo visto con Carlo, ma appunto. In generale, la nostra attività, si attesta intorno a queste cifre, quindi circa 8.000 articoli, per una copertura, in termini di anni delle riviste che va dal 1950 al 2020. La rivista, in questo caso meno recente, quindi che copre gli anni, diciamo, maggiormente passati, è sicuramente la Bibliofilia, che tra l'altro, è ancora in fase di caricamento, come vedremo. Noi appunto ci siamo fermati nelle nostre attività al 2020, ma come ha detto Carlo, il coinvolgimento delle redazioni, delle riviste, sicuramente permetterà di poter incrementare via via la copertura con gli anni anche più recenti. Io passo alla pagina del progetto, che è liberamente ovviamente disponibile in Wikidata, di cui appunto vi abbiamo fornito anche il link. Pagina dove potete trovare tutta una serie di indicazioni sul progetto e anche appunto una rapida sintesi dei dati che appunto hanno interessato il caricamento. Questa tabella di riepilogo ci è servita sia per portare avanti, diciamo, per avere misura dell'attività che andavamo a svolgere, ma anche per poter fare delle pianificazioni future. Qui abbiamo elencate tutte le riviste di biblioteconomia italiane, in questo caso appunto sono inserite, è stato inserito il titolo ed è stato anche associato l'identificativo in Wikidata. La maggior parte di queste riviste sono quindi presenti in Wikidata come item, fatte alcune eccezioni come la rivisteria. E per ciascuna rivista abbiamo indicato tutta una serie di dati che appunto erano funzionali al nostro lavoro. Nello specifico, le colonne più importanti sono quelle riferite agli anni inseriti, tramite cui abbiamo monitorato, le eventuali discrepanze tra il periodo, coperto dalla rivista e ciò che invece andavamo materialmente noi a caricare. Ovviamente i dati di identificazione come l'ISSN, ma soprattutto, la colonna relativa alla priorità, adesso poi vi spiegherò che cosa significa, è lo status dell'importazione. Per quanto riguarda lo status dell'importazione, abbiamo, in questo caso è presente, sono presenti una serie di spunte per indicare quali sono le riviste che effettivamente sono state caricate. Come potete vedere, diciamo, quelle più importanti e più conosciute sono state effettivamente caricate in Wikidata. Parliamo di IBstudy, di Biblioteche Oggi, del bollettino AIB, di Gelis, di Bibliotece e di altre ancora. In alcuni casi, nello specifico per la bibliofilia, il caricamento è ancora in progress e dunque questo significa che non è stato ancora effettivamente completato. In questo elenco è presente anche Bibliotece, di cui tuttavia il caricamento non va, diciamo, imputato a noi, ma come appunto anticipava Carlo, è stato fatto in precedenza attraverso un altro progetto da Alessandra e Remo ed è costantemente tra l'altro soggetto ad aggiornamento. In totale dunque le riviste caricate sono 9 più la Bibliotece che è stata comunque spuntata. Diciamo per coerenza con le altre riviste. Per quanto riguarda invece la colonna delle priorità, ci è servita per individuare quelle riviste che effettivamente risultavano maggiormente interessanti per futuri caricamenti. In altre parole, siamo partiti da quelle riviste che, dal nostro punto di vista, erano più significative, per poi andare a definire per le altre riviste, diciamo momentaneamente escluse, una priorità, in maniera tale da poter anche organizzare il lavoro successivo, per esempio nel caso di archivio e computer che non è stata ancora caricata, abbiamo una priorità 1 a indicare come in un futuro questa rivista avrà la priorità rispetto ad altre, ovviamente nei termini di un caricamento all'interno di Wikidata. Infine, le ultime due colonne, che sono quelle relative al servizio OAI e il tipo di accesso ai dati, sono, diciamo, le abbiamo utilizzate esclusivamente per quelle riviste, che appunto si appoggiano al servizio AIPMH, che è il servizio, tramite cui abbiamo fatto la maggior parte dei caricamenti e di cui poi vi parlerà Andrea.
Questo perché nel caricamento dei dati delle riviste sono state usate principalmente tre metodologie specifiche. L'OAI, la fornitura di dati da parte degli editori, e questo ha riguardato principalmente le riviste, per esempio, di Casalini Libri come Accademia e Biblioteche d'Italia o AIDA Informazioni, e infine il web scraping, ovvero la derivazione di dati a partire da siti web delle riviste. Oltre alla tabella, sono particolarmente interessanti anche delle query che sono state predisposte nella parte terminale della pagina e che effettivamente danno la misura anche dell'apporto, ripeto, quantitativo del progetto. Vi sono diverse query che riguardano le riviste, gli articoli e gli autori. Io ne ho selezionato tre da mostrarvi. La prima query riguarda l'elenco delle riviste con il conteggio finale degli articoli che sono stati caricati, quella maggiormente consistente, Biblioteche Oggi, con 4.607 articoli, e a seguire poi il bollettino AIB, la bibliofilia e poi di seguito tutte le altre. La quantità così, superiore di Biblioteche Oggi è dovuta al fatto che l'editore ci ha fornito una grossa fetta di dati relativi al pregresso, quindi ai numeri pregressi di Biblioteche Oggi. Un'altra query che può essere utilizzata anche per lavori magari di bonifica è quella relativa all'estrapolazione degli articoli per ciascuna rivista. In questo caso la query è riferita a Accademia e Biblioteche d'Italia, in cui abbiamo 226 risultati, quindi per questa rivista abbiamo 226 articoli collegati e ovviamente questo elenco può essere esportato in Excel, possono essere fatti anche dei lavori di pulizia e devo dire che sono queste le query di lavoro ci sono state molto utili per individuare per esempio dei casi di duplicazione o di comunque dati errati, per esempio nella data, o anche nelle altre informazioni. Infine, un'altra query particolarmente interessante è quella relativa agli autori, e in particolar modo questo count che ci fa mette in luce quali sono gli autori, diciamo, più prolifici da questo punto di vista. Su tutti, Carlo Revelli, di cui, tra le altre cose, è stata anche curata la bibliografia all'interno di Wikidata, seguito poi da tutta una serie di studiosi della biblioteconomia particolarmente conosciuti, appunto Giovanni Solimi e Mauro Guerrini e altri di seguito. Ora, quali sono stati gli item principali che noi abbiamo caricato durante le fasi di lavorazione? Questo è stato già anticipato da Carlo. Gli item principali sono stati fondamentalmente tre: gli articoli, gli autori e le parole chiave. Io in questo caso ho scelto di partire dagli autori perché effettivamente il caricamento degli autori è stato propedeutico al caricamento degli articoli, al caricamento vero e proprio degli articoli. Questo perché appunto all'interno di un contesto quale quello del Semantic Web, il collegamento tra item presuppone, quindi tra entità vere e proprie, presuppone che queste entità, diciamo, siano già esistenti all'interno di Wikidata. Nel momento in cui dunque io voglio creare un articolo all'interno di Wikidata, è necessario che gli autori siano già presenti all'interno di Wikidata. Questo lavoro sugli autori ha visto quindi tutta una serie di azioni tramite OpenRefine, come appunto poi vi dirà Andrea, che hanno portato o alla riconciliazione di questi autori nel momento in cui erano già presenti in Wikidata, oppure attraverso delle creazioni ex novo. Dunque abbiamo sia riconciliato che creato gli autori appunto da zero. Gli item, che risultavano di particolare interesse per noi erano certamente gli articoli di ciascuna rivista. Come ho detto prima, per gli articoli è stato fatto un recupero dei dati tramite varie modalità, ma quella preferita è sicuramente quella tramite OIPMH, e anche in questo caso abbiamo proceduto a diverse azioni di riconciliazione e creazione ex novo. Nella maggior parte dei casi gli articoli sono stati creati da zero,
ma la riconciliazione è stata comunque necessaria per verificare che alcuni articoli non fossero già presenti in Wikidata. E infine le parole chiave, che in realtà sono presenti in misura molto minore rispetto agli autori e agli articoli. Questo perché, per diversi motivi. In primo luogo perché non tutte le parole chiave venivano fornite dalle riviste. Quindi in alcuni casi, non è stato possibile inserire le parole chiave associate a ciascun articolo perché effettivamente non erano presenti nei dati di origine. Un'altra difficoltà consisteva nel fatto che per le parole chiave abbiamo scelto esclusivamente la strada della riconciliazione, ovvero nel momento in cui avevamo a disposizione le parole chiave fornite dalla rivista, abbiamo scelto di usare quelle parole chiave che erano già presenti in Wikidata, ma non di crearne delle nuove. Questo perché le parole chiave in Wikidata in realtà non sono qualificate come parole chiave, nel senso non esiste un'istanza parola chiave in Wikidata. Le parole chiave in realtà sono individuate attraverso una relazione, ma di per sé sono degli item a tutti gli effetti con una loro identità. Quindi, se ho, per esempio, una parola chiave di tipo biblioteconomia, questo item sarà, un item di tipo, per esempio, disciplina. Dunque, le parole chiave fanno riferimento a tipologie molto diverse, tra loro. Per questo motivo, anche per evitare di creare degli item magari non corretti, abbiamo scelto esclusivamente di riconciliarli. Per farvi un esempio pratico, sulle tre tipologie di item che abbiamo gestito, qui un esempio di un item di un autore, in questo caso Carlo Revelli, che era già presente all'interno di Wikidata, corredato di tutte le sue informazioni principali. Nel momento in cui l'item dell'autore non era presente, come ho già detto, veniva creato con delle informazioni minimali, solitamente il nome e il cognome, la tipologia di item, quindi istanza di umano, e eventualmente altri dati che riuscivamo a recuperare attraverso delle informazioni accessorie, per esempio l'affiliazione oppure lo stato, il luogo di nascita, di morte, eccetera. Questo invece, il secondo esempio, è un item di un articolo, corredato delle informazioni minimali, quindi sempre l'istanza di, il titolo, il collegamento con l'autore e i dati relativi alla sua pubblicazione. In questo caso abbiamo anche il riferimento alle parole chiave espresse tramite la relazione argomento principale. E qui un esempio di parola chiave riconciliata e non creata che appunto abbiamo utilizzato per creare il collegamento con i vari articoli. In questo caso si tratta di una delle parole chiave utilizzate all'interno di questo item di tipo articolo. Ora, quali sono materialmente i passi futuri che ci proponiamo, diciamo, di portare avanti? Sicuramente il caricamento delle riviste mancanti. Come abbiamo visto, l'elenco è particolarmente sostanzioso, quindi il lavoro è ancora abbastanza, diciamo, impegnativo. Tra l'altro, aggiungiamo il fatto che alcune di queste riviste sono ancora aperte, quindi necessiterebbero anche di costanti aggiornamenti per mantenere Wikidata allineato con le pubblicazioni delle riviste. In secondo luogo, l'arricchimento degli autori. Questo perché nel momento in cui abbiamo creato gli autori ex novo, come ho già detto, spesso venivano corredati da informazioni minime e dunque, molti di questi autori necessiterebbero di un lavoro di revisione e di arricchimento. E infine anche l'inserimento delle parole chiave laddove è possibile, quindi materialmente per ciascun articolo individuare o recuperare dal sito della rivista delle parole chiave. Ora, questi lavori richiedono ovviamente molto tempo e molto impegno, dunque siamo sempre aperti alla ricerca di collaboratori e di volontari che vogliono intraprendere questa attività con noi. Siamo disponibili anche a formazione o a qualunque tipo di richiesta. Dunque chi magari desidera iniziare un progetto all'interno di Wikidata, ma non se la sente di portarlo in autonomia, sappia che insomma, noi siamo disponibili a siamo sempre disponibili a condividere questa esperienza con altre persone. Ecco, io ora interrompo la condivisione e passo ad Andrea. Grazie. Si vedono le mie slide? Sì, si vede.
Poche slide per completare la presentazione, raccontandovi alcuni aspetti, diciamo, di più bassa cucina del nostro progetto, cioè come materialmente abbiamo, partendo dai dati delle riviste, dei metadati e degli articoli che le riviste avevano pubblicato, come siamo arrivati a portarli dentro Wikidata, creando quegli item di cui Alessandra parlava. Sostanzialmente, quindi, il procedimento che abbiamo seguito era articolato in queste fasi. La prima attività che abbiamo compiuto è stata quella di recuperare i metadati delle riviste. Per questo motivo abbiamo valutato che il protocollo IPMH, che espone i dati di articoli pubblicati con un software specifico che è OJS, ma che in realtà è un protocollo mo molto diffuso, fosse il canale preferenziale perché ci permetteva di automatizzare molto, insieme a OpenRefine. Dopo aver recuperato questi metadati, sempre attraverso OpenRefine, abbiamo condotto un'attività di pulizia dei metadati, normalizzazione ed estrazione dei valori dall'XML. Utilizzando OpenRefine di nuovo abbiamo potuto anche riconciliare gli autori degli articoli, quindi associare le stringhe che descrivevano gli autori nei nostri metadati con le entità che rappresentavano gli autori che erano già caricate in Wikidata e come diceva Alessandra, abbiamo potuto poi procedere anche a creare gli autori che mancavano ancora. E infine, sempre attraverso l'uso di OpenRefine, che da questo punto di vista si è dimostrato determinante nel permettere un caricamento strutturato e, diciamo, quanto più possibile automatizzato, abbiamo infine potuto creare gli item che descrivevano gli articoli. Due parole sul protocollo IPMH, che è stato, vi dicevo, la fonte principale per i dati di partenza. Il protocollo, che significa Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, è il protocollo per la raccolta, non il raccoglimento, dei metadati previsto dall'Open Archives Initiative. È un protocollo storico, è stato sviluppato ormai più di 20 anni fa dall'Open Archives Initiative ed è la base dell'infrastruttura di comunicazione e scambio dei dati dell'Open Access, è quello a cui fa riferimento, diciamo, tutta la Green Road, quindi la condivisione dei dati attraverso gli archivi aperti. Colloquialmente è chiamato anche protocollo AISI, si tratta dello stesso protocollo, e serve a raccogliere per l'appunto i metadati dei documenti che sono depositati negli archivi istituzionali, negli archivi aperti, ma poi da un certo punto anche prodotti ed esposti da software come OJS, l'Open Journal System, quindi collegati comunque a una diffusione aperta e libera dei dati di pubblicazioni, in maniera tale che altri componenti dell'infrastruttura OAI possano, che sono i service provider, possano costruire servizi utilizzando i metadati prelevati da più archivi. È un protocollo estremamente semplice che veicola attraverso HTTP dati serializzati in XML. La cosa interessante del protocollo IPMH è che è anche la base della sua interoperabilità. È che ciascuna implementazione del protocollo stesso, quindi ciascun archivio, ciascun software, ciascuna istanza software che contiene dei dati che deve esporre in OIPMH, deve esporli quantomeno in Dublin Core. Questo vuol dire che qualsiasi software, per esempio OJS, compatibile con l'OIPMH, esporrà quantomeno metadati Dublin Core, ma potrebbe esporre anche altre rappresentazioni, come per esempio il MARC, che in alcuni casi abbiamo anche provato ad utilizzare per arricchire i metadati, perché come sapete il Dublin Core nella serializzazione OAI, quindi il Dublin Core semplice, a volte è un po' ridotto, ma comunque sufficiente per l'obiettivo che ci eravamo proposti.
costi. Di tutto il funzionamento dello IPMH è interessante dire che ha questi verbi che rappresentano le azioni che attraverso il protocollo possono essere attivate sui metadati, e per noi quelle più importanti sono state il list identifiers e il list records, che permettono rispettivamente di avere la lista degli identificatori con cui gli articoli sono contrassegnati in OJS, e che viene utilizzato per che abbiamo utilizzato questa lista di identificatori per la chiamata del list records, che serve poi a ottenere per ciascun identificatore la lista dei metadati completi. Quindi qui abbiamo la fonte delle nostre delle informazioni utilizzate. Questo è per darvi un'idea di che cosa si ottiene facendo una richiesta tramite IPMH. Con un browser quello che si vede è questo, quindi Dublin Core semplice, con i DA non completamente semplice, a volte per fortuna un pochino più strutturato. Per esempio in questo caso si vede l'attributo della lingua in alcuni elementi, e l'obiettivo era prendere questi dati e portarli dentro per Refine per poterli gestire in maniera, diciamo, un po' strutturata. OpenRefine, diversi tra voi ormai lo hanno imparato ad usare, è stata una scoperta molto interessante perché è un'applicazione desktop open source, realizzata inizialmente da Google ma poi a codice aperto con una sua community, che serve proprio per la pulizia e la trasformazione dei dati in altri formati. Un'attività che comunemente nel complesso è nota come data wrangling. Si presenta un po' come un foglio di calcolo, come Excel per capirci, e può gestire proprio formati tabulari come il CSV, il TSV, ma alla fin fine si comporta un po' più come un database e permette delle operazioni un po' più complesse e strutturate in maniera diversa da quello che può fare un Excel, per esempio. Tendenzialmente, infatti, OpenRefine opera su tutte le righe visibili, per cui se si sceglie di trasformare i dati all'interno di una colonna, OpenRefine trasformerà i dati in tutte le celle presenti in tutte le righe sotto quella colonna, o per esempio creerà una nuova colonna a partire dai dati esistenti. La cosa interessante che ci ha proprio permesso di automatizzare e velocizzare molto il processo è che le azioni eseguite su un set di dati sono memorizzate all'interno del progetto e possono essere riprodotte su altri set. Questo vuol dire che nel nostro caso, visto che i dati di partenza erano analoghi, perché partivamo sempre da Dublin Core ottenuto attraverso lo IPMH da OJS, una volta individuate le operazioni di trasformazione, di aggregazione, di modifica dei dati, su un primo set modello abbiamo potuto salvare quella ricetta e riutilizzarla tutte le volte su riviste diverse. E così se volessimo, per esempio, lavorare un nuovo set di dati di una nuova rivista o nuovi fascicoli pubblicati recentemente da una rivista che abbiamo già lavorato, potremmo recuperare quelle ricette e applicarle direttamente, veramente con pochi minuti di lavoro, ai dati arrestati recentemente. Quindi sostanzialmente una serie di informazioni non memorizzate nelle celle, ma una serie di regole utilizzate per trasformare i dati, e abbiamo fatto conoscenza con uno strumento veramente potente per l'elaborazione dei dati, che è questo GREL, il linguaggio che OpenRefine utilizza per creare comandi e istruzioni per la modifica dei dati. Data wrangling, che in parte ci è servito e potrebbe in generale servire moltissimo, permesso con OpenRefine, permette di fare operazioni tipo questa: formattare le date, normalizzare per esempio le date da formati diversi per averle tutte esposte e organizzate nella stessa maniera, con lo stesso formato, oppure clusterizzare, normalizzare nomi, stringhe,
o ancora, per esempio, separare un testo complesso in diverse colonne. Qui, per esempio, c'erano dei testi, degli indirizzi, i cui componenti erano separati da virgole, attraverso una funzione di splitting di OpenRefine. Questi dati possono essere strutturati in colonne diverse e poi, come vi mostravo prima, su ciascuna di queste colonne si potrebbero applicare quelle operazioni di normalizzazione. Per esempio, potremmo decidere di trasformare tutti gli United Kingdom di questa slide in un codice UK e così via. Alla fine di tutto questo lavoro, il dato di partenza che vi mostravo qualche slide fa, quell'XML, Dublin Core in XML, diventa una cosa del genere. Quindi del testo dentro a una tabella, i cui valori sono stati normalizzati, e in questo caso specifico quello che vedete in blu corrisponde a valori normalizzati e anche riconciliati con OpenRefine, con Wikidata. Quindi, diciamo, valori per i quali è stata individuata una corrispondenza tra quella che era qui dentro una stringa di caratteri e un item, un'entità descritta dentro Wikidata. Per cui Anna Maria Tammaro o Sara Chiesi rappresentano proprio e sono collegate alla scheda, all'item che descrive queste due persone all'interno di Wikidata. E questo poi avrebbe permesso quelle operazioni di collegamento con l'autore che fosse, diciamo, una specifica persona specificamente identificata all'interno di Wikidata stessa. Qui ci sono alcuni protocolli, diciamo quelle ricette di cui ho parlato, che sono schematizzate, magari potrebbero essere utili nel caso condivideremo queste slide. E qui anche io ho finito. Chiudo la condivisione. Non so se Alessandra o Carlo vogliono aggiungere qualcosa, ma direi che a questo punto siamo pronti a rispondere a domande o a vostre osservazioni, se ce ne sono. Io non ho niente da aggiungere, aspettiamo eventuali domande. Aggiungo una cosa io, se posso. Io credo che l'aspetto più interessante del nostro progetto, a parte il risultato concreto che ha sicuramente, come dire, una qualche utilità, sia l'analisi e il lavoro sul metodo, perché ritengo che l'attività che abbiamo fatto possa essere utile in una serie di progetti analoghi legati alla creazione di item in Wikidata, all'arricchimento di elementi attraverso la riconciliazione a partire da dati in formati più o meno strutturati. Quindi, diciamo, ritengo che l'uso di questi strumenti e il tipo di metodo che abbiamo sperimentato, e che non è alla fine niente di trascendentale, anzi, possa essere riutilizzato utilmente in progetti che riguardano cose simili, ma che non sono il caricamento di riviste di biblioteconomia o di altre discipline in Wikidata, insomma. Io aggiungo una cosa, magari nel frattempo arriva qualche domanda. Alessandro ha mostrato i risultati che abbiamo avuto lavorando assieme. Io vorrei dire che la presentazione di oggi fa vedere che è andato sostanzialmente tutto bene, ma non è stato così in realtà. Ci sono stati, almeno da parte mia, tentativi e tentativi prima di trovare la soluzione. Poi, per fortuna, si lavorava in gruppo, quindi la soluzione la trovava magari qualcun altro e il lavoro che si era bloccato andava avanti. Però oggi abbiamo presentato il progetto nella sua
interezza e nella sua linearità, invece lavorarci non è stato per niente lineare, ecco. Anzi, è stato molto ramificato, abbiamo trovato tanti piccoli ciechi, siamo tornati indietro e abbiamo ricominciato. Quindi questo è anche per dire che se qualcuno si vuole cimentare e ha qualche difficoltà, diciamo così, fa sicuramente parte anche quella del progetto, ecco, non è una cosa da escludere, ecco. Io, se posso dire una cosa, non è una domanda, perché a questo punto, se avessi ancora delle domande, dovreste dirmi: non sei stata attenta ai vari corsi. Ma io trovo sempre stupefacente le possibilità che, ad esempio, uno strumento come Scoglia dà nella disseminazione come dire, di questi dati. Cioè, al di là del data entry che è necessario e vediamo che con OpenRefine in un qualche modo si può anche tentare di gestire gruppi di dati e quindi facilitare molto l'inserimento, il discorso invece di Scoglia, secondo me, è interessante perché consente anche ai non addetti ai lavori di comprendere l'importanza di un lavoro di questo genere. Mentre voi parlavate, e mi dicevo, pensa se i repository delle università, penso ad esempio a quella di Firenze, cioè Flore, fosse in un qualche modo in relazione con Wikidata per l'implementazione appunto su Wikidata di tutto quello che noi mettiamo su Flore. Quindi al di là dei nomi degli autori, di tutti gli articoli e le pubblicazioni che noi mettiamo lì e che se ci fosse la possibilità di trasportare in Wikidata, probabilmente avrebbero non solo una visibilità maggiore, ma anche una possibilità nei momenti in cui il singolo docente dovesse fare un report appunto delle proprie pubblicazioni, della propria attività scientifica, di renderlo estremamente visibile e chiaro con strumenti appunto come Scoglia. Io adesso non so se a volte confondo un po' le cose, ma credo che questa sarebbe una grande potenzialità. E mi viene in mente anche un'altra cosa: il nostro settore disciplinare, che in realtà è costituito da l'elemento biblioteconomico e l'elemento archivistico, vede in quello archivistico, ahimè, in parte un difetto rispetto a quello che passiamolo difetto, passatemi il termine, ma una sproporzione tra quello che noi come bibliotecari e professionisti, diciamo, della documentazione stiamo inserendo in Wikidata e quello che invece viene fatto in maniera minore sul fronte archivistico. Cioè penso a tutti i docenti, i ricercatori di archivistica e anche alle loro riviste che di fatto, per quanto ne so, non hanno un progetto analogo su Wikidata e che invece, come dire, potrebbe contribuire ad arricchire ulteriormente il settore disciplinare nostro, che comunque non vede distinte archivistica e biblioteconomia, ma entrambe le discipline sotto un unico cappello. E la problematica credo che sia sempre quella legata sostanzialmente al avere forza lavoro con cognizione di causa che stia sulla cosa e sappiamo che non è un problema banale e che talvolta progetti di questo genere, che sono progetti estremamente interessanti, difettano proprio della partecipazione perché forse non ci sono dei data librarians, forse non c'è una sensibilità reale in accademia e in altri settori disciplinari, non so, mettiamole tutte insieme, però è un dato di fatto che questo, a mio giudizio, sarebbe veramente un arricchimento grande, non solo per il settore, ma in generale per qualsiasi università che capisse le potenzialità che veramente Wikidata può dare, ma anche per la singola rivista, ecco, proprio per la disseminazione della singola rivista. Una parola sul discorso degli iris, la devo aggiungere perché prima ci sono passato, ma sono andato abbastanza dritto. Il GeoMap sta promuovendo un progetto a livello di iris, cioè stiamo contattando diverse università, tra l'altro anche quella dove lavora Alessandra, quindi anche lei può dire direttamente dal vivo cosa sta succedendo, e anche l'Università di Firenze è stata contattata, l'Università di Pisa. Per quanto riguarda l'Università di Pavia, per esempio, per il mio dipartimento, io sto lavorando io al caricamento delle pubblicazioni che ci sono su Iris, su Wikidata. Quindi il progetto c'è e sta andando avanti e, diciamo così, ha la stessa difficoltà dell'altro progetto di cui parlavi,
cioè delle riviste italiane di archivistica, cioè manca chi ci lavori. E diciamo che ormai la tecnologia, i processi, le competenze, il know-how ci sono per poter fare tutto quello che si vuole, sia in ambito di Iris che in ambito delle riviste, e manca chi ci lavori, ecco. Scusa Carlo, sulle riviste di archivistica volevo aggiungere una cosa, da quello che io so tramite contatti con persone che lavorano nel settore, poi magari, non so, Valentina può anche smentirmi, il problema non è solo di forza lavoro, diciamo, ma anche di una diversa, diciamo, strutturazione delle riviste, nel senso che molte non sono online, sono ancora cartacee, o se sono online non hanno un sistema come OJS aperto in cui i dati vengono condivisi. Da quello che ho capito io è un problema anche di reperimento dei dati. È sicuramente come dici tu, tuttavia, come dire, ne prendiamo coscienza e ci rendiamo anche conto di quanto effettivamente questo diventi un problema per andare a dare una voce, certo, unica al settore. Tra l'altro, scusa se ti interrompo brevemente sul discorso di Iris, anche all'Università di Genova con Camillo avevamo avuto un contatto con il sistema bibliotecario, però per esempio lì non c'è nessuno che in questo momento può lavorarci, forse perché secondo me non si è ancora usciti in parte da un'idea anche di bibliotecario che non sia solo il catalogatore, l'addetto al reference, ma che sia un bibliotecario che gestisca i dati. Io insomma vedo un po' una difficoltà di questo genere, che però tuttavia è smentita in altri contesti dove invece si può, come a Pisa, qualcosa a Firenze, come dici tu a Pavia, qualcosa si riesce a fare, e penso che questo potrebbe essere davvero anche un elemento di grande pubblicità, mi viene da dire, per l'Ateneo, di far presente ai propri docenti che si è fatto un lavoro di questo genere e che è un lavoro che veramente potrebbe avere una ricaduta esterna notevolissima. Sì, Valentina, noi a Salerno abbiamo risposto al bando di Wikimedia Italia per le istituzioni, quello 2022, che tu appunto conosci molto bene, e quindi grazie a questo progetto abbiamo poi istituito il bando per una borsa di studio, e adesso una nostra laureanda oltretutto aveva svolto già il tirocinio con noi facendo grande pratica su Wikidata, in questo momento adesso sta lavorando e fino a giugno porterà a termine l'inserimento e la creazione di tutti gli item relativi ai docenti e ai ricercatori che si trovano in Iris, ovviamente nell'Iris dell'Università di Salerno. Quindi io credo che in realtà, e quindi è chiaro che c'è l'aiuto di Camillo, ci sono i tutor di Wikimedia Italia, ci siamo io e Tania presenti, però in realtà il lavoro lo farà una sola persona. Quindi secondo me non è tanto la questione della forza lavoro, ma la questione anche organizzativa, cioè il cercare anche opportunità per crearle queste situazioni, avere una sensibilità dell'istituzione. È chiaro, noi abbiamo come dire, una direzione illuminata che ci ha subito sostenuto in questo. C'è stato però un lavoro dal lato amministrativo non indifferente, cioè il fatto di partecipare al bando, vincerlo, poi al bando Wikimedia Italia, e poi come dire, ciao Andrea, la selezione per la borsa di studio e quant'altro, diciamo, è stato comunque un impegno non enorme, ma comunque un impegno importante da parte nostra, che però sicuramente verrà ripagato con il fatto che il progetto verrà portato a termine. Però ecco, si tratta del coinvolgimento di poche persone, come per altri progetti, come questo grande progetto che hanno portato avanti loro con le riviste. A volte ti servono poche persone, ma in gamba, motivate e che sanno quello che fanno. Per quanto riguarda poi la questione degli archivisti, volevo aggiungere che se è vero quello che dice Alessandra, che le riviste di archivistica hanno delle caratteristiche diverse, diciamo, rispetto a quelle di bibliografia e biblioteconomia, dal punto di vista proprio tecnico, è anche vero che Wikidata ha un po' delle carenze rispetto alle questioni archivistiche, mentre per le riviste, per le monografie ci sono i Wiki Project. Abbiamo visto che il Wiki Project relativo al materiale archivistico
è un po' più carente, cioè è ancora in via di costruzione. Quindi c'è un problema su entrambi i fronti, dal mio punto di vista, sulle questioni archivistiche. Lei è dovuto andare perché aveva un'altra riunione alle 6 e quindi aveva già sforato, era già in ritardo, quindi aveva avvisato noi che sarebbe andato via. Alessandra, vuoi aggiungere qualcosa tu? No, no, però è sempre interessante avere questo scambio di, Sì, diciamo, di infatti. opinioni anche tra settori diversi. Magari è la speranza per il futuro che qualcuno della comunità archivistica possa essere maggiormente coinvolto. Noi abbiamo sempre puntato su questo, però purtroppo con delle difficoltà non indifferenti. Ecco. Il nome GVMAB voleva essere di auspicio per l'apertura verso gli archivi e i musei. Su questo fronte fatichiamo ancora, devo dire. Ma non disperiamo, non Ah. disperiamo, speriamo sempre. Ma direi, se non ci sono altre domande, io chiuderei la registrazione, se non altro.